Nel Pontificio Collegio Coreano di Roma si respira l'attesa per il viaggio di Papa Francesco nel paese del calmo mattino dal 14 al 18 agosto. Il rettore Dongyong-su, Jong Kim, ci accoglie davanti a due striscioni che ricordano il motto del viaggio «Alzati, rivestiti di luce» da Isaia e la beatificazione prevista il 16 agosto a Seul di Paul Yung I-chung e 123 compagni martirizzati tra il 1791 e il 1888. Nel piazzale alato del collegio, dedicato ai martiri coreani, un monumento e alcune statue ci parlano del sacrificio per la fede di San Andrea Kim, primo sacerdote cattolico coreano, e di 102 compagni martiri, canonizzati nel 1984 a Seul da San Giovanni Paolo II. Accanto ai martiri già santi, il busto della catechista Columba Kang Van-suk, uccisa nel 1801, che sarà beatificata dal Papa tra un mese. La canonizzazione del 1984 e il successivo viaggio di San Wojtyła nel 1989 per il Congresso Eucaristico Internazionale hanno segnato una svolta nella storia del cattolicesimo in Corea del Sud. Il rettore Dongyong Kim, che è tra i postulatori della causa dei 124 martiri. In quel momento ci sono cattolici coreani, numericamente un po' più di un milione. Dopo la sua visita è cresciuto molto veloce, quindi 10 anni dopo la sua visita ha raggiunto 2 milioni, 3 milioni in ogni 10 anni. Adesso ci sono oltre 5 milioni, quasi 400.000 cattolici adesso. Il cattolicesimo è minoranza, però è ancora influente alla società. Nella biblioteca del collegio, fondato nel 1990 e inaugurato da Giovanni Paolo II nel 2001, svetta una riproduzione del drappo dei 103 santi martiri, in maggioranza laici, tra i quali molti degli eruditi che alla fine del Settecento si sono avvicinati al cattolicesimo per studiarlo come una filosofia occidentale. In quel momento il confucianesimo era dominante alla società coreana, però loro cercavano un'altra cosa. Loro hanno studiato dei libri cattolici, hanno trovato la fede, sono stati battezzati. Uno di compagni dove si era recato in Cina, in occasione della visita diplomatica. Lui è stato battezzato in Cina, Pechino, è tornato portando alcuni libri, altri libri. Quindi un gruppo ha studiato questi libri portati di nuovo, hanno trovato, è stato battezzato da quello che è stato battezzato in Cina. E là che questa chiesa coreana. 7 anni dopo è cominciata la persecuzione, quindi sarà Yun Ji Chung è stato martirizzato per la prima volta, e questo lui è il primo martire. Quelli che saranno beatificati dal Papa il 16 agosto. Yun Ji Chung e Paolo e 123 suoi compagni, di essi 123 sono laici. Quindi la Chiesa coreana è dei laici. L'unica religione che sta crescendo ancora in Corea, che è il cattolicesimo. Papa Francesco visita per la prima volta l'Asia partendo dalla base aerea di Seul, anche e soprattutto per incontrare i giovani del continente, protagonisti della sesta giornata della gioventù asiatica sul tema «Giovani asiatici, svegliatevi, la gloria dei martiri brilla su di voi». Ancora il rettore del collegio coreano. Come tutti gli altri paesi, giovani sono in crisi. È difficile per trovare un lavoro stabilito. Io spero o credo che giovani asiatici, compresi coreani, troveranno in lui, Papa Francesco, un pastore, uno che cammina insieme a loro
accanto a loro li accompagni così e loro troveranno una consolazione. Questo gli darà una speranza per il futuro.